Buongiorno. Altro segno della settimana, settimana che va dal 23 al 29 di ottobre, settimana che vede due eventi importanti. Il Sole che lascia segni d'aria che restano completamente scoperti di energia e passa in Scorpione, quindi segni d'acqua, e una luna piena, un plenilunio, e questo succede il 23. E il plenilunio in esatta opposizione come al solito in Toro stavolta sabato 28. Comunque, vediamo qual è il segno che dobbiamo andare a fare. Il Capricorno l'abbiamo fatto, per me questo Capricorno settimana doveva uscire. La Vergine la faccio anche vedere, eccola qua. Tra l'altro con un bel lotto di denari. La Vergine sta lavorando a qualcosa, scruta, indaga, cerca di capire come fare. Tipico la Vergine, no? Progetta, misura, bilancia. Come al solito sapete che mi focalizzo molto sulla carta, su quello che mi dice. Sì, la mia sensazione è che proprio sta cercando di fare un bilancio, di bilanciare per andare avanti. Comunque c'è un progresso, una progressione. Molto forte il senso, sì, della praticità dei segni di terra, ma anche della costruzione, sia lavorativa sia dell'impegno comunque. Vediamo un attimo come sono messi i pianeti. Io in questo momento, piuttosto che continuare a mescolare lungamente come al solito, mi fermo un attimo, faccio riposare il mio polso. Allora, abbiamo detto che nei segni di acqua entra il Sole. Il Sole entra in Scorpione il 23 e raggiunge Marte e Mercurio, quindi grandissima forza per lo Scorpione, ma contemporaneamente grande forza gli arriva anche da Nettuno e Saturno retrogradi in Pesci, che sono già così da alcuni mesi. Interessante questo passaggio del Sole in Scorpione perché è tutto a vantaggio della Vergine, quindi Sole, Mercurio e Marte dallo Scorpione guardano la Vergine in maniera molto positiva, quindi arrivano alla Vergine in flussi assolutamente positivi, che poi di cui non avrebbe anche bisogno, perché i segni di terra questa una settimana fanno il boom, hanno fatto incetta, hanno Venere e Lilith proprio in Vergine, quindi la Vergine è calda, romantica, calorosa, passionale anche. Ma non solo, c'è anche Plutone in Capricorno, quindi tutto quello che ha a che fare col potere, col bisogno di potere. Io credo che ci sia una Vergine in questo momento che voglia affermare tutti i segni di terra, però vogliono affermare la propria identità. Dopodiché, ha proprio bisogno di affermarla sugli altri, non soltanto su se stessi, cioè a se stessi, ma sugli altri. Questo è quello che è così. Dopodiché abbiamo anche Giove e Urano retrogradi momentaneamente ancora in Toro, ma soprattutto questo plenilunio. Il plenilunio manderà dei raggi energetici molto forti proprio ai segni di terra, dato che è in Toro. Vi ricordo che questo plenilunio sarà un plenilunio con eclissi. Si chiude quel corridoio, perdonatemi, di eclissi che si era aperto con la luna nuova, cioè è stato pure lì un eclissi, e si chiude questo corridoio di eclissi. Adesso ci rendiamo conto che tutte le forze sono schierate proprio nei segni di acqua e nei segni di terra, non resta nulla né per i segni d'aria né per i segni di fuoco, che sono assolutamente sguarniti in questo momento. Di luce diretta parliamo, ok? Adesso andiamo a vedere proprio la Vergine. Con che energia arriva questa settimana? Che energia interna c'ha sta Vergine? La Torre. E che energia esterna c'ha? Il Cavaliere di Coppe e il Paggio di Coppe. Quindi questo tagliamo, mettiamo al centro le carte corrette. Poi andiamo a prendere le carte dei segni di terra. Come sapete, le ho cambiate. Ho usato le green, mi piacciono. Mi dà il senso della terra questo colore verde. E poi proprio le carte della terra, le Earth Magic, per quanto riguarda l'oracolo. Allora, la Torre,
La torre e il paggio di coppe, in qualche modo dentro di voi c'è una sorta di, non vi dico rivelazione, ma qualcosa che è veramente esploso. È esploso o perché qualcuno viene verso di voi a porgere le scuse, o siete voi che volete andare a chiedere scusa. Però qui non c'è soltanto le scuse, c'è il voler farsi avanti, c'è voler mostrare in qualche modo anche interesse, sentimento, e lo si fa in una maniera abbastanza repentina, o lo si riceve in maniera abbastanza repentina. Perché questa torre? Il 10 di coppe, il 7 di denari, il cavaliere di denari e il 6 di bastoni. La mia sensazione è che la Vergine, in maniera abbastanza repentina, voglio mettere a posto le cose. Abbia seminato, stia seminando, continua a costruire, vi ricordate questa carta? Continua a costruire, a fare un bilancio di quella che è la situazione, soprattutto a livello familiare, degli affetti più profondi, ma dell'armonia con se stessa. E continua a muoversi. Se ci sono vergini che non si sono mosse fino ad ora, beh, mi sembra proprio che invece adesso, dopo aver tanto pianificato, facciano i loro passi, perché questo cavaliere mi dà l'idea del passo, anche se è un cavaliere lento il cavaliere di bastoni, però è un cavaliere che si accoppia a quest'altro cavallo qui, il 6 di bastoni. La voglia è quella di vincere, la voglia è quella di vincere per la Vergine. Si arriva a questa settimana con tanta voglia di vincere, vi ripeto, secondo me c'è proprio una sorta di riscatto delle situazioni familiari, emotivi, eccetera. Se non è così, si sta costruendo qualcosa che si spera sia duraturo. Ok? Perché quando si costruisce con i denari, la costruzione è lenta, ma è calcolata, è salda da un punto di vista pratico, proprio per la sua lentezza ne fa questo essere più salda. Vediamo adesso l'energia esterna, questo cavaliere di coppe, quindi qualcuno verso di voi viene, o siete voi che andate, adesso vediamo. Il diavolo, il 4 di spade, il 9 di bastoni e la temperanza. Quindi esternamente la situazione è tutt'altro che rosea. Voi volete, sì. Ora dico, non escludo che sta torre qui mi parli di una sorta di rivelazione che avete avuto nei confronti della famiglia e degli affetti, oppure è qualcosa che cade a livello familiare, qualcosa che improvvisamente si crolla, però non mi arriva l'idea del crollo, nonostante la torre, mi arriva l'idea di invece di qualcosa che si tende a costruire dopo il crollo. Per quanto riguarda invece la situazione esterna, non è semplice. Qui c'è qualcuno che sta male esternamente a voi, ci sono state tantissime difficoltà, però vi dico, c'è qualcuno che è in via di guarigione, quindi c'è una situazione che sta per essere sanata. Che sta, vorrà il suo tempo chiaramente, ma sapete anche voi dentro di voi che sta per essere sanata, nonostante le difficoltà siano oggettive. Cara mia Vergine, potresti ricevere, non ti dico delle avance, ma in qualche modo capire che qualcuno è interessato, soprattutto da un punto di vista fisico, passionale, ok? O potresti essere tu a farlo, queste avance, ma ti trovi la strada bloccata, ok? Qui c'è proprio il blocco. Più oltre che il blocco c'è proprio lo stare male. Quindi, se qualcuno arriva potresti fargli tu da blocco, potrebbe, sapete che le leggi sono reversibili, potrebbe essere che sei tu che vai verso una situazione che però trovi bloccata. Ti voglio ricordare che è una situazione che comunque vorrà del suo tempo per guarire, quindi non è una situazione completamente negativa. Per altri la situazione è diversa. Beh, c'è Lilith in Vergine, c'è poco da fare. Per qualcuno potrebbe essere che esternamente c'è una situazione passionale così tosta
che in qualche modo vi mette in difficoltà, perché è come se non riusciste a destreggiarvi in mezzo a questa passione, in mezzo a questo richiamo, chiamiamolo così. Non escludo, per altri vergine, che il problema sia la gelosia. Gelosia verso qualcuno che è esterno a noi o di cui siamo oggetto. Quindi, se dobbiamo correlare queste due energie interne ed esterne, dico, non escludo che ci sia stato un crollo proprio dovuto a problemi di gelosia, ma che si stia cercando di guarire, di migliorare, nonostante ancora le difficoltà siano tantissime, io ve lo dico, Adesso andiamo a vedere la settimana, che energia ha. Il 10 di spade, quindi c'è proprio il senso del tradimento per gelosia qui, Non del tradimento, del sentirsi traditi, cerchiamo di comprendere. Allora, il 7 di coppe, il palazzo di bastoni va con la... vabbè, proprio la casa qui. Il 7 di spade, non c'è proprio il tradimento, e il 10 di coppe. E l'8 di bastoni. Cara mia Vergine, la sensazione di essere tradito è tanta, o tradita è veramente tanta. Qui parliamo di matrimoni, Qui ci si muove veramente con cautela. Potresti essere tu a tradire, ad essere in confusione per delle situazioni, così come potrebbe essere l'altra persona. Fai delle difficoltà a ritrovare l'armonia che c'è in casa, però è interessante che ci sono due 10 di coppe. La fedeltà, i figli, il matrimonio, più che altro lo stare bene in un rapporto, sono la base di questa settimana, mi sembra proprio. Il matrimonio soprattutto. Il matrimonio soprattutto. Ci sono comunicazioni relative a questi rapporti, ripeto, figli, matrimonio, rapporti che ci interessano in modo particolare, che questa settimana ci impensieriscono un poco, Ci impensieriscono un poco. C'è proprio questo senso di grande smarrimento e di grande confusione per la Vergine, questa sensazione di ambiguità che gli arriva o che emette, perché può darsi che sia lui o lei ad essere ambiguo. Però c'è questa ricerca costante invece dell'armonia. Quindi c'è una Vergine che, pur dilaniata, perché mi sembra molto dilaniata sta Vergine settimana, pur dilaniata da questo senso di tradimento, questo senso di sconforto, questo improvviso cedere, anche a una grande confusione, cerca in ogni caso, magari per qualcuno è proprio cedere alla gelosia, cerca in ogni caso di venirne fuori e di ritrovare l'armonia. E anche in maniera molto veloce vorrebbe ritrovarla l'armonia, che ha perso, la pace che ha perso, la tranquillità che ha perso. E qui mi pare che un po' l'abbia persa la Vergine, vi dico la verità. Vediamo, c'è qualcosa che succede o che è successo che veramente scuota le fondamenta un attimo la Vergine, la mette in confusione. L'innocenza, i bambini, vi ho detto, ci sono molto 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 i bambini questa settimana, quindi qualcosa, se siete genitori, qualcosa con i vostri figli, se siete figli invece al contrario, qualcosa vi scuote questa settimana, assolutamente, o arrivate già scossi. Ricordatevi comunque che basterà prendere un respiro ed emergere dalla situazione torbida o angusta o deprimente in cui vi sentite di trovare, in cui vi sentite asfittici. La balena è colei che si immerge nelle profondità delle acque, anche delle proprie emozioni, e poi, perché l'acqua sappiamo che è anche l'emozione, e poi emerge e respira, no? È il momento di respirare, cara la mia Vergine. Ti ricordo che ci sono molto forti i rapporti con i figli questa settimana. Figli o la tua parte infantile, se non hai figli, potrebbe essere la tua parte infantile, quella che in qualche modo viene messa in discussione. Ok? Bye bye, ci vediamo alla prossima.